Giacomo, è venuta bene l'inquadratura sulla lingua? Sì. Possiamo iniziare? Amici di Bracciami Ancora! Vi dico dove mi trovo, sono a Orzi Nuovi, provincia di Brescia, nel laboratorio della macelleria Bonetti. Roba seria, questi stanno qui dal 1905, che c'ho di fronte alla... Accanto c'ho Elisa, ciao. Ciao. Tu sei l'addetta ai preparati, sì, no? Di questa macelleria. Arrivo subito. Qui sul banco, guardate che abbiamo. Lingua. Fegato. Lingua salmistrata, poi Elisa ci spiega la differenza. Cuore. Coda. Video dedicato al quinto quarto, ovvero sia la parte meno nobile dell'animale. Breve cenno storico: nell'antichità la parte buona della bestia andava ai ricchi, che erano la minoranza, la parte povera della bestia andava a quelli che non avevano una lira e quindi si dovevano accontentare di queste. Ora, negli anni, non so perché, il filetto ha avuto la meglio sulla lingua. Secondo me il filetto ha qualcuno dietro che lo pompava a livello di marketing, perché oggi vi facciamo assaggiare la lingua, ci dedichiamo alla lingua come la preparano qui. E vi assicuro che, a mio parere, la lingua non ha niente da invidiare al filetto. A te ti piace la lingua? Sì, tantissimo. Perfetto. Allora, questa è la lingua, pulita. Mi dicevano che è un taglio difficile da lavorare, perché c'ha, sì, due vene. Sì. Che fa il macellaio preparato professionista serio? Toglie le parti che possono rendere la lingua non buona. Sì. E poi la fa anche salmistrata. Ok, adesso ti ho messo il microfono, quindi ti sei un attimo frenata. Ma prima tu mi hai detto che qua ci stanno due vene, no? Zic, sì, zic, sì. Che rendono la carne ricca di sangue, quindi bisogna lavorarla bene. Ok. Poi dalla lingua normale si passa alla lingua salmistrata, qual è la differenza? Allora, la lingua salmistrata viene pulita, sì, e poi viene marinata con degli aromi per 15-20 giorni. Ok, e poi? E poi viene pronta per... La mangiamo? Eh sì. Per mangiarcela, però, passiamo da apostola. Da apostola. Alla collega. Sì. Ok, che è quella, okay, che cucina. Elisa, grazie. Torno da te per l'assaggio. Non te ne andare. No, perché ci tengo che due donne assaggino la lingua. Apostola. Apostola, sì, giusto? Sì. Ok. Grazie. Questa è la lingua salmistrata. La riconosci? Certamente. È salmistrata bene? Benissimo. Perfetto. Come si cucina questa? Allora, la lingua, quando è salmistrata, la mettiamo in una pentola d'acqua, sì, in ebollizione per 3 orette. Nel pentolone che ci metti? Il sale, pepe, qualche aroma? Solo un pochino di sale, basta, perché gli aromi sono già, dentro. Insieme. Bolle l'acqua? L'acqua bolle, eccola. Direi di sì, vai. Sono proprio curioso. Aspetta, faccia vedere bene, faccia riprendere bene la pratica. Così, secca, vai, tranquillo, semplice. Sì. E mo quanto sta a bollì? 3 orette. 3 ore? Sì, sì. Ma l'acqua non sarà poca, che dici? No. Ce ne aggiungiamo un po', come funziona? Dimmi te, che quando, la gente poi da casa quando... mi chiede, sì, sì, il livello dell'acqua. Deve bollire 3 orette, però se l'acqua diminuisce si aggiunge l'acqua fredda e al limite si allunga il tempo di cottura. Ok, perché... deve bollire sempre. Fuoco, sì, vivace, sì, fuoco, sì, com'è, sì, com'è il fuoco? Sì, vivace col coperchio. Perfetto, la rimette per coperchio. Senti un po', dobbiamo passare 3 ore. C'è una bottiglia dell'ambrusco? Se fa un goccetto? Ma sì, dai. Dai, vabbè, perfetto. Andiamo. Olè. Tanto, siccome stiamo in un laboratorio della macelleria, noi si accontentiamo dei bicchieri di carta. Vero? Grazie. Ah, saluta. Okay, no, salve. Mi dite il vostro rapporto col quinto quarto? Perché io sto conducendo una battaglia su questi pezzi dell'animale, perché la mia idea è, ditemi se mi sbaglio, l'animale va onorato dalla coda al naso. Gli americani, che sono fighi, si sono inventati il termine nose to tail, no? Onore all'animale, no? Sì, sì. In tutte le sue parti. Tutte. E poi se vengono cucinate bene, sono ottime, quindi meglio di così non si può. Come lavora? Bisogna solo invogliare la gente a farlo. A collega tua, com'è? Brava su questo. Bravissima. Brava. Qual è la parte che ti piace di più? La lingua. La lingua? Sì. Questa la cuciniamo così. Il fegato? Anche il fegato, la veneziana. Ah, la veneziana. La morte, sì, sua. Il cuore? Trifolato. Tiralo un po' su, fallo un po' vedere. Trifolato, ovvero? Con un po' di prezzemolo. Aglio. Ma lo tagli a fettine? Sì. Wow, fantastico. Padella? Padella. Padella. E poi c'è la coda. Pure quella buona, col sugo. Coda la vaccinara. Anche bollita. Perfetto. A spezzatino, come si vuole. Apostola, ridendo, sì, scherzando, sono passate 3 ore. Va a vedere se sta lingua è pronta. Va bene, tanto, andiamo. Noi beviamo, lei lavora, no? Sì. Direi che è perfetta la condizione. Secondo me la coda è prontissima. Com'è la situazione? Non si vede niente, tira fuori, va. Elisa, vieni qua che mi serve un compagno di assaggi oggi. Mortacci, ragazzi, guarda qua che bestione. Questo ha il classico profumo del bollito. Esatto. No, e poi che è bollito, ovviamente. Ok, ha il classico
Io sono convinto che se tu questo lo tagli a fettine sottili e lo porti in tavola dalla gente, gli dici che è un pezzo debollito qualunque, questi se lo mangiano. Fammi la prova, va. Dagli te? Sì. A poco, come la vedi? La pratica? Mi vedete? Com'è la situazione? Perfetta. Si può fare? Si può fare, adesso bisogna solo mangiarla. Io e Ligia la dividiamo. Mortacci quanto è buona. Senti, in bresciano come si dice mortacci quanto è buona? Ostis e le buono. Si dice così? Ostis e le buono. Ostis e le buono. Visto che stavo a pagnassare la lingua, fammo sto scambio di lingue, va. Allora, ostis e le buono. Mortacci quanto è buona, dillo te. Mortacci quanto è buona. Brava. Mortacci quanto è buona. Aspetta, ok, questo voglio domani a testaccio. Va bene. No, non sto a finire, se si riscottiamo sulla piastra, potrebbe fare una crosticina interessante, non ci proviamo? Sì, proviamo. Nonostante a qualcuno possa fare impressione, la lingua ha un sapore molto delicato, se poi è salmistrata bene, cioè raggiunge quel sapore sfizioso, assai sfizioso. E a chi dice che schifo, te mangi la lingua che stava nella bocca, ricordo sempre da dove proviene l'uovo, ok? Quindi ragazzi, abbattete i muri delle diffidenze e se trovate in giro la lingua, assaggiatela. Se non sapete dove trovarla, venite qui alla macelleria Bonetti a Orzinuovi e vi organizzate per un bel bollito a base di lingua. Guardate questi due buchini, uno e due, sono le vene che passano per la lingua e che il macellaio bravo spurga, toglie dal sangue, perché altrimenti la lingua sarebbe troppo amara. Dico bene? Benissimo. Dico, ho detto giusto, sì. Quindi la lingua va comprata solo dal macellaio professionista, quello serio, bravo, che sa fare il suo lavoro. Guarda come friccica! Una scottatina gli darei, giusto? Giusto per fare la crosticina esterna? Sì, 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 quando hanno preso le righe della pentola, secondo me sono già pronte. Vai, va, metti. Vai, po', tagliaci un pezzetto, va. Allusa un attimo. Meglio di così non potevo uscire. Che dici? Vieni, metti dal nasino, va. Che dici? Buona. La crosticina ha caramellizzato un po' tutto, eh? Ci stiamo addentrando in un territorio molto intrigante. Molto intrigante. A te, Elisa, l'onore. Com'è la crosticina? Buona, assaggiamo. Tenerissima. Secondo me gli dà qua la marcia in più. Che dici? Certo, sicuramente sì, ma poi è bresciana, non può essere diversamente. Ma tu sei di parte. Certo. No, è effettivamente buona, non gli si può di niente. Va bene, ragazze, grazie mille. Grazie a voi. A voi. Amici, allora, il messaggio vi deve essere arrivato forte e chiaro: della bestia mangiatevi tutto, abbattete le differenze, abbattete le paure, siate curiosi, noi lo diciamo sempre di continuo, se siete curiosi la lingua sarà per voi una scoperta gastronomica. Abbiamo detto tutto? Tutto. Perfetto, ragazzi, vi salutiamo, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi, ciao! 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 Sto magna peggio del democristiano, se lo lasci libero un attimo, se gli togli la telecamera.